Allora, ragazzi, l'ultima lezione abbiamo approfondito il modello di liquido incompressibile, va bene? Questo modello ci ha consentito di stimare non tanto l'energia specifica o l'entropia specifica o l'entalpia eccetera, ma le variazioni di energia, le variazioni di entalpia, le variazioni di entropia quando ho delle trasformazioni termodinamiche in cui le condizioni, lo stato termodinamico all'interno dell'intera trasformazione rimanevano, diciamo, quelle di liquido sottoraffreddato compresso, e quindi potevo determinare queste variazioni attraverso il modello di liquido incompressibile. Allora, allo stesso modo, noi oggi andremo a studiare un modello che quello viene definito modello dei gas ideali, che sicuramente avete anche, diciamo, altre volte utilizzato nel corso di fisica elementare, in cui si fanno sostanzialmente delle approssimazioni, volte anche abbastanza ampie, in considerazione del fatto che potete avere un gas più o meno a pressione più o meno basse e a temperature più o meno elevate. Il modello si basa anche, se volete, su delle considerazioni di carattere microscopico che noi ovviamente non faremo, ma che in alcuni corsi, diciamo, di chimica o comunque corsi elementari viene talvolta ripreso, che si basa sulla teoria cinetica dei gas. Che cosa, quali sono i presupposti affinché valga questo modello? Sono quello che gli urti tra le particelle che, diciamo, voi avete all'interno, diciamo, di un gas sono degli urti elastici, quindi avete che il libero cammino, innanzitutto il libero cammino medio delle particelle è molto molto grande, che vuol dire il libero cammino medio molto elevato, e quando una particella si muove con una certa velocità, prima di incontrare un'altra particella nel suo cammino, impiega, diciamo, molto, fa uno, diciamo, può percorrere uno spazio molto lungo. Questo è il libero cammino. Ovviamente questo dipende dalla particella, quindi qui si fa un discorso medio e statistico, no? Evidentemente tanto più la distanza tra le due particelle è elevata e la particella è piccolina, tanto più ovviamente questo libero cammino medio può ritenersi elevato. Si può dimostrare che le leggi dei gas ideali che noi andremo a fare dal punto di vista macroscopico, perché noi abbiamo detto che l'approccio della termodinamica classica è quello macroscopico e non microscopico, quindi noi, diciamo, prescinderemo da quello che c'è all'interno del gas dal punto di vista microscopico, quindi dalle singole particelle, perché nella termodinamica classica abbiamo detto, noi trattiamo la materia come se fosse un continuo e non tante particelle isolate, come realmente sono, giusto? Quindi, però, affinché valga questo modello, si può assolutamente verificare, si potrebbe addirittura dimostrare questo modello, come si sa, del procedere del gas, si potrebbe dimostrare se e solo se questo libero cammino medio è molto elevato. Effettivamente in questo caso noi possiamo considerare che anche le interazioni tra le singole particelle praticamente siano quasi inesistenti o comunque trascurabili, cioè che non esistono né forze di attrazione né forze di repulsione che devo andare a tenere in conto per la formulazione del modello di gas ideale. Normalmente invece questo accade, cioè per quanto il gas, diciamo, gli aeriformi abbiano dei volumi specifici piuttosto ampi, evidentemente in alcune situazioni le particelle sono talmente vicine che queste interazioni tra molecole e molecole ci sono. Questo cosa vuol dire? Che se queste interazioni ci sono, il volume specifico che, diciamo, realmente io andrò a trovarmi dovrà necessariamente essere più piccolo rispetto a quello ideale, perché se si attraggono le particelle è evidente che occuperanno un volume specifico più piccolo rispetto a quello in cui, diciamo, questo modello lo ricavo con delle palline che assolutamente ognuna ha una, diciamo, una non ha alcuna interazione rispetto alla, va bene? E lo stesso, diciamo, vale nel caso in cui sono molto molto vicine queste particelle l'una all'altra. In questo caso cosa accade? Che se sono molto più vicine l'una all'altra potrebbero prevalere le forze di repulsione, va bene? Bene, detto questo, riprendiamo la legge dei gas ideali che tutti quanti voi conoscete, che ci dice che la pressione per il volume è uguale alla massa per la costante del gas per T. Questa è la legge che avete più volte visto nei corsi elementari, è ovviamente un'equazione,
un'equazione caratteristica della termodinamica perché mette in relazione proprietà termodinamiche, giusto? Noi abbiamo detto che quando io posso scrivere delle relazioni, diciamo, di una proprietà rispetto ad altra, le chiamo equazioni caratteristiche della termodinamica, e questa ha tutte le caratteristiche che sono. È un'equazione che avete visto tra l'altro in differenti salse. Quali sono le altre salse in cui l'avete scritta? L'avete scritta con il volume specifico, poiché noi sappiamo che il volume specifico è uguale al volume diviso la massa. Se io divido qua e qua per la massa, ottengo quest'altra relazione, PB uguale a RT, che pure avete utilizzato sicuramente nei corsi elementari. Altra relazione che avete visto probabilmente nel corso più di chimica, quando invece di misurare la quantità di materia con la massa inerziale, la conteggiavate col numero di moli, era quello che prevedeva, poiché la massa è uguale al numero di moli per la massa molare, che cosa avete fatto? Avete scritto al posto della massa, avete scritto P per V uguale M, ovviamente questo qua avete messo N per M, per R per T, e poiché in effetti sapete che la R, la costante del gas, è uguale alla costante universale del gas diviso M, questa relazione la possiamo scrivere di nuovo in quest'altro modo. Questo è uguale a R con 0 diviso M, mm se ne vanno, e quindi ancora la possiamo scrivere, cancello mm e la descriviamo in modo pulito come n per r con 0 per t. Attenzione a non confondere questa costante con questa costante, questo è un errore che molto spesso commettete. Qual è la differenza? Questa è una costante universale del gas, dei gas, quindi cosa vuol dire? Qualunque sia il gas, se vale la legge dei gas ideali, poi vedremo quando possiamo farla valere, quando sono verificate queste ipotesi semplificative di cui parlavamo prima, possiamo dire che, diciamo, la pressione per il volume è uguale al numero di mole per R con 0 per T, dove R con 0 è una costante che, diciamo, che è valida per ogni tipologia di gas, no? 8314 joule su kilomole Kelvin. Vabbè? O qualche volta la trovate con kilojoule, ovviamente lo dividete per 1000. Bene. Allora, questa l'avete già utilizzata, questa relazione, immagino, giusto? Nel corso di chimica, immagino. Bene, attenzione, perché questa, la costante del gas, cioè ogni gas ha un suo valore, la potete ricavare attraverso questa legge qui, no? Quindi R, la costante del gas, è uguale a R con 0 diviso M. Quindi dovete dividere la costante universale del gas per il peso molecolare, e a questo punto potete ricavare questa costante del gas, che è diversa gas a gas. Se avete l'azoto ha un valore, l'ossigeno ne ha un altro. Potreste anche teoricamente valutare l'R0 delle miscele, lo farete, quindi miscela azoto, ossigeno, per esempio aria, e calcolate un valore medio dell'R con 0. Ovviamente dovete fare attenzione che non ci sia mai, se volete considerare l'aria come se fosse una sostanza pura, non deve esserci mai condensazione, variazione della composizione chimica del gas. Giusto? Dubbi? Ditemi. No, siamo appannati così. Allora, quindi, chiaro questo fatto, costante del gas, costante universale del gas. Questa è, diciamo, la dovete cambiare per ogni gas, perché non potete utilizzare la stessa, diciamo, R che avete utilizzato per l'azoto, per il metano. Non va bene. E poi la quarta salsa a questo punto è la seguente. P per V, attenzione, volume specifico molare, che voi potete mettere qua, diciamo, chiamatela star, chiamatelo, diciamo, è diverso da questo volume specifico qui, va bene, uguale R con 0 per T. Anche questa è una relazione che avete utilizzato, perché molto spesso l'avete utilizzata, l'avete vista nei testi di chimica. Dite che questo è il volume specifico,
e vi dimenticate che questo volume specifico è diverso da quest'altro volume specifico, perché questo è un volume specifico, diciamo, che si ricava a partire dal volume per unità di massa, questo è il volume per unità di mole, quindi è un volume specifico molare. Quindi non dimenticate questo aspetto, perché altrimenti i calcoli assolutamente non vi tornano. Allora, ritorniamo al ragionamento che abbiamo fatto inizialmente. Abbiamo detto, attenzione, affinché possa valere questa relazione non vale sempre, non vale qualunque sia il gas, vale solo per i gas cosiddetti ideali, va bene? Quindi non basta che sia aeriforme, affinché il gas possa essere considerato ideale. Devono essere verificate queste condizioni dal punto di vista microscopico di cui avevamo parlato poc'anzi. Ora, dal punto di vista macroscopico, dal punto di vista della termodinamica classica, quando posso dire che sono verificate quelle condizioni? Ebbene, se voi andate a guardare questo diagramma, potete dire che al diminuire della pressione, che cosa succede? Il libero cammino medio delle molecole aumenta, quindi che cosa potreste dire in linea di massima? Che man mano che scendete a pressioni basse, vedete su questo diagramma, quindi se vi trovate nella parte bassa di questo diagramma, la reforma si comporta da gas ideale, quindi vi dovete aspettare che qui il gas sia un gas reale e qui sia un gas ideale, giusto? Altra cosa, quindi dal punto di vista qualitativo dovrebbe essere chiaro, più alto più bassa la pressione, più grande il libero cammino medio, quindi anche se c'è un'attrazione tra le diverse molecole, poiché sono talmente lontane che quasi non si incontrano mai, io posso tranquillamente considerare che valgono quelle ipotesi di cui avevamo parlato prima, dal punto di vista microscopico, va bene? Quindi pressione basse, ci dovremmo aspettare che qui, in questa parte, ci deve essere. Altro aspetto, forse un po' meno chiaro, ma che spero a valle di questa chiacchierata si chiarisca ulteriormente, è il peso delle forze in gioco. È evidente che a parità di pressione, tanto più questa particella si muove con una grande velocità, va bene? Tanto più che cosa accade? Che l'energia cinetica della particella prevale rispetto invece ad altre, giusto? Quindi anche alle forze, quindi che la quantità di moto che ha ciascuna particella è molto più grande rispetto invece alle forze attrattive che ovviamente cercano di spostare la particella stessa. Ora, questo quando è vero? Com'è correlata la temperatura con la velocità media delle particelle? Sono direttamente correlate. All'aumentare della temperatura aumenta l'energia cinetica delle particelle, quella media almeno. E quindi cosa ci dovremmo aspettare qui? Che tanto più ci muoviamo verso destra, temperature elevate, tanto più ovviamente mi devo aspettare che il gas abbia un comportamento da gas ideale. Tanto più invece mi muovo verso di qua, tanto più il gas sarà un gas reale. Va bene? Attenzione. Allora, questo ragionamento qualitativo e quindi asintotico del modello è un qualche cosa che dovete sempre tenere presente, perché questa formula di fatto non è una, è una formula che vale in modo asintotico, è tanto più sono distanti le particelle, tanto più piccole sono queste forze di attrazione, ma ci sono. Quindi posso immaginare che tanto più vado verso pressioni basse, tanto più mi sposto a temperature elevate, tanto più il modello resta un modello fedele. Allora il problema non è più un problema di utilizzare una formula esatta oppure no, è un problema ingegneristico. Qual è l'errore che voglio tollerare attraverso questo modello? Bene, per poter quando posso utilizzare con un errore inferiore a un certo valore da mettere al dato? Allora è evidente che a questo punto devo mettere un valore di soglia, un valore superato il quale quella relazione non mi garantisce più quell'errore. Questa situazione se andate a vedere diversi gas è non tanto assoluta, perché se io prendo l'azoto e dico al di sotto della pressione di 0,1 bar, per esempio, non 0,3 bar, posso dire 0,40 bar più o meno, 0,15 sono 33 sono
Allora, l'azoto dovrebbe avere pressione critica intorno a 33, se non ricordo male, quindi sarebbero 15%, dovrebbe essere circa 5 bar. Quindi al di sotto di 5 bar dovremmo trovarci in una situazione di tranquillità. Perché sono andato a prendere pressione critica? Vi faccio vedere perché. Cioè, qual è il problema? Il problema non è un problema assoluto, perché per l'azoto può andare bene, perché la particella è più piccola, e tanto più grande la particella, tanto più sarà questa forza di attrazione. Quindi quello che va bene per l'azoto non è detto che vada bene per il metano, o per l'etano, o per addirittura per il propano, che è ancora più grande. Più grande è la massa della particella, più grande sarà, diciamo, saranno queste forze di attrazione che possono, e le dimensioni della particella stessa. Quindi ovviamente dovrei fare questo ragionamento gas per gas. Che cosa mi dice invece la legge di stati corrispondenti? Mi dice, attenzione, perché tutto sommato posso andare a prendere come riferimento questo punto qua. Cioè mi dice, guardate, qualunque gas voi abbiate, non è tanto importante un livello di pressione piuttosto che l'altro, non deve fare tanti modelli quanti sono i gas. Se voi andate a prendere questo punto come riferimento e vi mettete al di sotto di un certo valore rispetto a questo punto e al di sopra di un certo valore a partire da questo punto, il gas ha sempre questo comportamento ideale. Qual è questo punto? Quello che noi facciamo in altre parole è questo, cioè introduciamo due nuove variabili che si chiamano pressione ridotta e temperatura ridotta. La prima è P, la pressione, rispetto alla pressione critica, cioè la pressione di questo punto qui. Ora, se questo valore è sufficientemente piccolo, cioè inferiore a 0,15, questo andava a dire qual è la pressione critica dell'azoto, io posso ritenere che il comportamento del gas possa essere più o meno ideale, insieme a un'altra condizione, quindi in end, che la temperatura sia superiore rispetto alla temperatura critica, cioè che T su TC sia maggiore di 1. Evidentemente, quando è che diciamo che T su TC è maggiore di 1? Vedete, quando io sto da questo lato qua, va bene? Questa è la temperatura critica, TC, questa è la pressione critica, vedete? Allora io che faccio? Prendo il 15% qua e mi metto qui vicino. Prendo maggiore di 1 qui e dico che se sto in questa zona posso dire che vale quella legge con un'approssimazione che ingegneristicamente è tollerabile. Va bene? Quindi non è esatta quella formula. E ha un errore inferiore a un determinato valore che io ingegneristicamente posso ritenere tollerabile. Ovviamente questo valore, diciamo, si riduce sempre di più, tanto più voi scendete più in basso con la pressione e salite con la temperatura. Da. Ci sono domande? Prego. Questo valore qui. Allora, vedete, io ho messo il 15% della pressione critica, quindi ho diviso questo qua più o meno, mi sono messo a un valore P fratto PC uguale a 0,15, questo è un valore P su PC, quindi sto al 15% rispetto a PC qua, e dico che se sto al di sotto di 0,15 vale, e al di sopra di TC vale la legge dei gas ideali, cioè mi devo trovare sostanzialmente in questa zona qua, in cui, come vedi, T è maggiore di TC, quindi T è maggiore di 1, la temperatura ridotta è maggiore di 1, va bene? Perché se T su TC è maggiore di 1 vuol dire che T è maggiore di TC, va bene? E allo stesso modo ho che la pressione è lo 0,15 è il 15% della pressione critica, cioè P su PC è minore di 0,15. Bene? Quindi quando mi trovo in queste due condizioni sono verificate, allora potrò dire che il gas lo possiamo trattare come gas ideale. Allora adesso io vi faccio una domanda, dico, ma se io mi trovo a 0,1.5001, la posso far valere questa legge o no? Allora, non è, allora, mentre qui, allora, qual è la differenza tra questa curva qua e queste curve che ho tracciato qua? Queste qua le dovrei mettere, come diciamo, quasi tratteggiate. Perché? Perché qui, superato di un centesimo di grado, la temperatura, quello passa, facciamo un passaggio di fase.
quindi le leggi non valgono più. Qui invece continua a valere, ma con un errore un po' poco più piccolo, se sto dentro. Più grande se sto un po' poco più sopra. Quindi se anche io sto leggermente più sopra, ma quindi, se sto un centesimo di grado più sopra, o più sotto, non cambia nulla in quella relazione. Questa è una legge asintotica. Questa invece, quando diciamo, c'è il passaggio di fase, c'è sempre. Non è che più o meno qualche volta un centesimo prima, un centesimo dopo. Chiaro? Quindi attenzione, queste qua le posso mettere, poi cioè, posso prendere come grano salis. Cioè, vabbè, più o meno. Chiaro che se sto a 0,7, dici, vabbè, ma sto a 0,7. Diciamo, probabilmente non vale più il suo modello. Ma se sto a 0,151, 152, 153, va bene lo stesso. Va bene. Scrivete sul vostro compito, a rigore non dovrei, non diciamo la legge, la posso prendere ma con un errore leggermente superiore, ma quindi, tutto sommato continuo, posso ritenere che continua a valere il modello di cassa ideale in questa situazione. Chiaro a tutti la differenza tra queste leggi che valgono qui dentro e quelle che valgono qua? Questa è una legge asintotica, la differenza è. Quindi a rigore non vale neanche qua. Cioè, se io ti vado a prendere, a misurare esattamente il volume specifico qua e lo voglio diciamo, ricavare a partire da questa relazione, avrò un errore nella mia relazione, non è una legge esatta, va bene? Avrò un errore che è tanto più grande quanto più ovviamente mi sposto verso sopra. Se vado verso giù, invece diventa sempre più piccolo l'errore. Allora, vediamo questo errore qua. Cioè, vediamo il modello di gas reale. Quindi vi è chiaro il modello di gas ideale? Allora, questa diciamo, legge, la posso l'errore di questa legge, lo posso misurare attraverso il coefficiente z. Questo coefficiente z è il cosiddetto fattore di compressibilità. Perché si chiama fattore di compressibilità? Perché se io prendo la pressione per il volume diviso RT, allora se ovviamente PV fratto, diciamo, se stiamo in condizioni di gas ideale, secondo me la Z quanto è grande? Semplice, no? Quanto è grande? Se siamo come, diciamo, in una situazione di gas ideale, e vuole 1, va bene? Quindi quando sei in una situazione in cui non vale più il modello di gas ideale, la Z è diversa da 1. Ora, secondo voi, la Z come ve l'aspettate? Maggiore di 1 o minore di 1? Supponiamo che io sto qui, va bene? E comincio leggermente ad aumentare la pressione. Che fa secondo voi la Z? Secondo voi le particelle cominciano a diventare un po' più vicine. Quindi? Che succede quando le particelle, le molecole diventano una più vicina all'altra? Secondo voi? Cominciano? A sentirsi che cosa? Le forze di attrazione, quindi forze deboli di attrazione cominciano a sentirsi. E quindi che cosa vuol dire che si sentono queste forze di attrazione? Il volume che occuperà il vostro gas sarà leggermente più piccolo rispetto a quello che vi aspetta dal gas ideale o più grande? E quindi la Z come lo aspettate? Ok, quindi più piccola di 1. E infatti è proprio così. Allora voi potete anche scrivere questa relazione anche in un altro modo. La V è quella effettiva. La P su RT, anzi, RT diviso V, chi è? RT diviso V. È la V ideale, quella che vi aspettereste dal modello di gas ideale. Quindi la potrei scrivere anche come V su V ideale. Giusto? Quella vera rispetto a quella ideale. E infatti, come vedete, essendo un rapporto tra due volumi specifici, ecco il nome di questo fattore. Fattore di compressibilità, proprio perché può essere più o meno compresso in funzione, diciamo, delle situazioni termodinamiche che mi trovo. Che cazzo, scusate di chiudere. Allora, adesso a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di capire come varia la Z al variare di queste condizioni termodinamiche.
Ora ci sono una serie di modelli di gas reali che in verità noi non studieremo. Io ve li citerò qualcuno, magari faccio vedere anche qualche formula, qualcuno di voi probabilmente qualcuno ha qualche relazione, qualche modello l'ha già vista, ma poiché non avremo il tempo di fare esercizi sui modelli di gas reali, diciamo, li guarderemo un po' come modelli utilizzabili, ma diciamo, su cui scenderemo poco nel, diciamo, in profondità. Allora, intanto andiamo a vedere com'è la Z in generale per un gas. Posso, diciamo, sul vostro testo, per esempio, viene riportato la Z del fattore di compressività dell'azoto al variare della temperatura e della pressione. Ovviamente voi che cosa avete? Avete che man mano che, diciamo, questo è 1, man mano che la pressione aumenta, avete una situazione di questo tipo, cioè avete che la Z comincia a scendere, va bene? Quindi se voi andate a diagrammare come, per una generica sostanza, come varia, diciamo, come varia la Z, vi accorgete che questo valore prima scende e poi, arrivato a un certo punto, risale. Arrivati a valori di pressione molto più elevati, comincia a risalire, perché cominciano ad essere talmente vicine le molecole che quella situazione in cui prevalevano le forze di attrazione in prima battuta, quando sono molto molto vicine, cominciano a prevalere invece le forze di evoluzione. Queste curve sono ovviamente diverse al variare della temperatura, quindi ovviamente avete anche valori, man mano che scende la temperatura, lo spostamento diventa sempre più grande. Quindi T con 1, T con 2, T con 0, quindi man mano che scende avete questo valore che, diciamo, che fanno, diciamo, che provocano un'ulteriore direzione del modello. Tanto più invece le temperature sono elevate, tanto più questo modello, diciamo, anche se la pressione aumenta, tiene maggiormente. E questo lo capiamo bene, perché è un compromesso tra due aspetti: la velocità, l'energia cinetica della singola particella e quanto è lontana rispetto all'altra. Una potrebbe, diciamo, può andare a compensare l'altra. E quindi trovate le curve di questo tipo. Ovviamente al di sotto di certi valori non si va, perché, diciamo, poi entrate nella curva a campana, quindi, diciamo, alla fine ovviamente questo, diciamo, questo discorso ovviamente è limitato dalla zona in cui non ho alcun passaggio di fase, perché poi quando andate a pressione elevatissime, a temperatura bassa, c'è condensazione, quindi entrate in un'altra dimensione, che è quella ovviamente del liquido o del solido. Quindi se guardiamo la riforma, trovate curve di questo tipo, per esempio per l'azoto. Noi possiamo addirittura tendere a dimensionalizzare completamente il problema e vederlo non più con i valori di pressione e temperatura, ma possiamo ripetere questo diagramma, questo grafico, in funzione delle nuove variabili pi greco e teta. Allora, se è vero che questo, ragazzi, ascoltatemi bene, se è vero che la Z non è tanto, questo valore, diciamo, il modello non è tanto adeguato oppure no in generale in funzione di una pressione generica, ma dipende da quanto lontana sta dal punto critico, allora io posso anche fare non più la Z come funzione della temperatura e della pressione, cosa che comunque potrei vedere. Per un certo, diciamo, gas come questo, io ho messo in relazione la Z con una proprietà termodinamica in funzione di pi. Ma potrei andare a vedere la Z come, visto che dipende da quanto lontano sono, mi trovo rispetto al punto critico, la potrei vedere come una funzione di pi greco e di teta, cioè della pressione della temperatura ridotta. Va bene? Cosa che andrò a fare, anzi, cosa che quindi possiamo vedere facilmente su questo diagramma. Se prendiamo, sul vostro testo, diciamo, io non ho il proiettore per farvi vedere questa cosa, ma sul vostro testo c'è questo diagramma, si può facilmente vedere che, fissato questo diagramma, se voi mettete azoto, ossigeno, eccetera, rispetto a pi greco e teta, questo è l'ossigeno, questo è l'azoto, questo è, diciamo, il gas naturale, questa è una certa pressione ridotta, temperatura ridotta teta, e vedete che tutte le sostanze più o meno
al variare di pi greco si vengono interpolate benissimo dalla stessa funzione. Va bene? Quindi anche se sono sostanze diverse, se le vado a mettere in termini di pressione e temperatura, una me la trovo qua, un'altra me la trovo, l'altro pallino me lo trovo qua sotto, un altro me lo troverò qua, un altro. Se invece lo metto rispetto a tension, a teta e non rispetto a T, e non rispetto a P, ma rispetto a pi greco, tutte si riallineano sulla stessa funzione, sulla stessa curva. Va bene? Ovviamente sempre siamo parlando di un modello. Un modello che va molto bene per... quindi posso fare queste curve, le stesse curve che prima facevo per una sola sostanza, le posso ripetere per qualunque tipologia di sostanza. E quindi le ripeto, teta 0, teta 1, teta 2, eccetera. Le ripeto per, diciamo, in modo generalista, per qualunque sia la sostanza di riferimento. Quindi posso fare una curva molto simile a questa, va bene? Andando a prendere tutte le sostanze e non facendo più un diagramma, un modello in funzione della pressione e della temperatura, ma rispetto a pi greco e teta. Ci siete, ragazzi, su questa cosa? Va bene? Purtroppo, come tutti i modelli, ha sempre qualche piccolo problema. Per esempio, il gas, secondo me quali gas hanno degli errori più grandi, hanno degli scostamenti più grandi rispetto a questo modello qui? Allora, ovviamente noi, diciamo, possiamo iniziare, diciamo, dalle molecole più leggere a guardare, diciamo, i nostri gas. Le molecole più leggere, quali sono? L'idrogeno ed elio. Purtroppo sono talmente leggere che questo, diciamo, modello comincia a scricchiolare, avete degli errori abbastanza grandicelli, cioè errori superiori al 5%. Allora, posso anche correggerlo leggermente, ci sono delle correzioni che possono essere fatte, sommando 8 a pi greco, insomma, così via, ma noi utilizzeremo molto poco queste relazioni, però posso fare anche degli aggiustamenti validi soltanto per idrogeno elio e ridurre questo errore, va bene? Mediamente però in questo modello ha un grande pregio, quello di rendersi indipendente, così come la legge di gas ideale era indipendente dal gas. Bene, questo modello lo posso prendere qualunque sia il gas una volta che conosco la R. Quindi, e la R la ricavo facilmente, abbiamo visto, dalla R0 attraverso il della massa molecolare. Quindi in una legge, se io la riscrivo come PV uguale a M, R0 diviso M per T, questa vale per qualunque sia, diciamo, il tipo di gas. Basta che conosco la R. Allo stesso modo, questa Z, quando lo metti in funzione di pi greco e teta, mi consente di valutare il coefficiente di compressibilità e quindi valutare tutte le proprietà termodinamiche in funzione, ovviamente, qualunque sia la tipologia del gas. Ovviamente devo conoscere delle condizioni di riferimento, oltre a quelle che conosco di pressione e temperatura, anche la pressione critica e la temperatura critica, per poter valutare il pi greco e teta. Quando andrete a fare gli esercizi, a questo punto voi che cosa farete, ragazzi? Ovviamente noi utilizzeremo, diciamo, il 99% degli esercizi che facciamo fare sui gas ideali. Ora, l'unica cosa che dovete fare è fare questa verifica. Cioè andare a vedere se nelle condizioni di lavoro siete in una zona in cui potete, diciamo, ritenere che il gas sia ideale attraverso pressione ridotta e temperatura ridotta e poi... andare tranquillamente, andare a utilizzare quella relazione. Quando questo non è vero, che dovete fare invece? Dovete applicare questa legge, PV uguale a ZRT, come ricavare, dove, diciamo, ovviamente il valore di Z è la stessa legge di questa qua, PV uguale a ZRT, è la stessa legge, è la stessa di questa, la definizione di Z, sto applicando. Quindi prendete la legge dei gas, come si chiama? Reali, e dove Z potete o ricavarlo attraverso delle semplici tabelle o diagrammi come questi, entrando con pi greco e teta, oppure applicando dei modelli un po' più sofisticati. Quali sono? Ce ne sono diversi. Allora, ci sono dei modelli ovviamente che tengono conto del fatto che questa molecola non è puntiforme, cioè non è un punto che non ha dimensioni, ma ha una certa dimensione, e quindi vanno a sottrarre al volume dello spazio che occupa il gas quello occupato dalla particella stessa. Questa legge, per esempio, diciamo, è nota come le leggi, diciamo, di Van der Waals, Betti-Brigham, eccetera,
vengono, diciamo, utilizzano appunto questi, diciamo, queste correzioni. Altre invece leggi sono invece più di tipo matematico, diciamo sviluppo, diciamo in serie, e quindi, diciamo, vanno a ricavare z in funzione dei cosiddetti coefficienti di, quindi b su v più c su v quadro e così via, più d, tengono in conto di, diciamo, attraverso uno sviluppo in serie, di questa, diciamo, differenza, di questa interazione, e quindi io posso ricavare i coefficienti tensoriali del primo, del secondo ordine o del terzo ordine, andando a correggere quelle che sono le deviazioni del gas reale rispetto alle deviazioni del gas ideale. Questa, per esempio, è lo sviluppo in serie, un modello del Virial, viene chiamato, probabilmente l'avete già, è quello più diffuso anche dal punto di vista, diciamo, dell'utilizzo, quello sicuramente, quello più probabilmente avete già, probabilmente avete già applicato in altre situazioni. Qualcuno ha mai utilizzato leggi dei gas, diciamo, reali? Mai. Ma l'avete già viste queste, diciamo, queste leggi? Mai. Ora, quello che dovremmo a questo punto, questo modello noi non lo utilizzeremo, utilizzeremo più la legge dei stati corrispondenti, quindi utilizzeremo, parerete a ricavare il valore di z in funzione della pirra del grado, va bene? Quindi questo è il modello che più spesso vi faremo applicare. Perché è anche più semplice, questa è la realtà, mentre questi, che V e C cambiano in funzione del gas, e non solo cambiano, ragazzi, non solo cambiano, diciamo, quando ho solo ossigeno o ho solo azoto, non è che potete prendere, vabbè, prendo la B media tra i due, no, perché quando utilizzate questo modello c'è il coefficiente del virale, diciamo, del primo ordine dovuto, cioè, al fatto che c'è l'azoto, quello che è dovuto, diciamo, all'ossigeno, e l'interazione ossigeno, non solo ossigeno, ossigeno, azoto, azoto, ma anche ossigeno, azoto. Quindi è un po' più complesso rispetto ovviamente al modello, diciamo, che abbiamo visto prima, cioè il modello, diciamo, la legge dei stati corrispondenti. Andiamo a questo punto a valutare, non so se la fate altri 5 minuti? No, 2 minuti di pausa e poi riprendiamo.